Aspettate un attimo. Oh mio. No, ragazzi! Ragazzi! Ma c'è. Qua uno dei mostri di Zonomali. Ragazzi, sono all'interno di questo laboratorio stranissimo. E credo che sia un bunker. E qui c'è un ascensore. Allora, oggi dovrò andare col drone dentro questo laboratorio a scoprire tutte le cose che ci sono qui dentro, tutti i misteri. E purtroppo so già qualcosa che potrebbe succedere. Conosco già qualche mostro che qui all'interno ci darà dei casini assurdi, ragazzi, proprio perché questo laboratorio è stato infestato. Signore, lei chi... perché sta difendendo questa porta? Ecco, questo invece mi stupisce perché non mi aspettavo di trovare delle persone. Pensavo fosse tutto vuoto questo bunker o questo laboratorio. Ok, posso entrare? No, non mi fido. Ok, tiriamo fuori il drone. Apriamo la porta a questo coso, poi dopo facciamo drone remote. Ok, perfetto. E adesso in teoria... Ok, così entriamo dentro. Aspettate un attimo. Oh mio... No, ragazzi! Ragazzi! Ma c'è... Qua uno dei mostri di Zonomali! Questo è proprio uno di loro. Aspetta, 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 aspetta. Non so controllare questo drone. È pericoloso perché potrei schiantarmi contro di lui. E si arrabbia tantissimo, ovviamente. Allora, cerchiamo di girarci perché la telecamera si può girare a 360 gradi. Ma poi i controlli del drone sono sempre gli stessi. Questa è la parte davanti dove vediamo. Allora, quindi questo, ragazzi, è uno di questi mostri di Zonomali. E qua si vede... Questo è uno scienziato. Oddio, attenzione. Abbiamo appena detto che non dobbiamo... ma come si scende però? Così... Ok, non so controllare bene questo drone, ragazzi. Come sapete, i droni sono difficilissimi da controllare. Questo è uno scienziato che forse lo sta studiando. Può essere. C'è un'altra guardia qua. Forse se lui fa qualcosa. Ragazzi, ho come l'impressione che non succede niente. Ok, allora torniamo da capo qua. Entriamo, in teoria è abbastanza al sicuro. C'è lo scienziato che sta bene, quindi va tutto bene. Ok, qua c'è il drone. Qua c'è il tizio. Io ho paura di aprire però, ragazzi. Sarebbe proprio stupido se aprissi. E qua che cos'è che c'è? Ok, non c'è niente. Ho un'idea. Siccome abbiamo il drone, fortunatamente, senza esporci al rischio di morire, magari, entriamo qua dentro con il drone e vediamo se lui ci fa qualcosa, ragazzi. Perché mi sembra... No, vabbè, ma assurdo. Assurdo. Allora, allontaniamoci però così. Non fa niente per ora. Ok, se scendo magari... Okay, sono proprio dentro la gabbia, ragazzi. Vado... Cioè, se mi fa qualcosa qui... Dovrebbe farmi qualcosa. Mi avvicino anche, ma... Signor Zonomali... Oh mio Dio, guardate la bocca! Guardate la bocca, ragazzi! Porca vacca! Dice pure cose strane. Non so che cosa c'è scritto. Tipo armatura, non mi chiedo. Forse ha tipo una sorta di corazza sulla pelle? Non lo so. Allora... E quindi, boh, qua non sembra effettivamente far niente. Questa guardia, ah no, forse questo sono io. Mi stavo spaventando per un secondo, sono io che sto controllando il drone. Ok, andiamo da questa parte, scendiamo, così almeno siamo più vicini a terra, e torniamo qua. Quindi, questo tizio è uno dei personaggi di Zonomali. A sto punto io posso anche aprire, perché ragazzi, secondo me non fa niente. Ah, vedete, l'hanno pure chiuso qua, perché sanno che non fa niente, ma... Mi uccide adesso, palesemente. Ok, questa è una cosa molto strana. Dobbiamo andare avanti ad investigare, ragazzi, perché qua c'è qualcosa che non va. Si è aperto qua, però. Ok, allora. Prendiamo il nostro drone, chiaramente, perché qua mi sembra che ci sia qualcosa. Non vorrei buttarmi sotto, ragazzi. Non vorrei per niente buttarmi sotto. Però abbiamo un sacco di cose da esplorare di questo laboratorio, quindi dobbiamo anche tornare indietro un attimo. Quindi, allora, prendiamo il drone, appunto. Come caspita si prende così. Ok, allora, giriamolo. Perché se no, poi si va a schiantare. E poi andiamo da questa parte così. Ok. Allora, a parte che qua c'è un laboratorio. Ok, fermi tutti, però voglio prima vedere qua. Ma ragazzi, ma che cacchio c'è qua? E sembra tipo... E boh, non lo so in realtà, un qualcosa dove mettere forse un razzo? Perché qua ci starebbe benissimo un razzo. Alcuni posti dove si possono lanciare razzi in realtà anche
che fanno proprio danno, cioè che esplodono, si mettono sottoterra ovviamente, ragazzi, proprio per nasconderli dai nemici, ma per avere un'ottima forza, che è quella del razzo ovviamente. E quindi secondo me qua sono tipo in un laboratorio dove stanno anche pensando di far lanciare qualche razzo contro qualcuno. Non so esattamente, però torniamo indietro. E ok, sto facendo tutto danno. Allora, andiamo da questa parte, perché qua mi sembra... Ok, qua c'è il signore addirittura che si è spostato. Ah, si sentono. Sì, sta sentendo qualcosa. Ho anche alzato il volume. Come posso entrare qua dentro? Mi fa entrare. Accidenti. Allora, qua c'è, mi pare di capire che ci sia. Ma cos'è questa cosa? Questo macchinario che tipo indaga delle cose, sono tipo delle linee, come se fosse la strumentazione per capire se c'è un terremoto. Effettivamente ci sono tante strumentazioni che mi danno fastidio per un qualche motivo. Ma non posso aprire comunque. È peccato, perché io volevo entrare in quella stanza lì. Vabbè, poco importa. Ok, fatemi uscire per favore, dannazione. Quella persona lì con quel dannato fucile in mano mi fa paura, ragazzi. Anche perché non so esattamente chi sia. Non so se sono miei amici. Non lo so, Signore, lei mi fa paura. Te lo ricordi? Vabbè che non mi punta il fucile addosso, il che è buono, è positivo. Però comunque un pochino mi fa paura se c'ha quel fucilone in mano. Allora, qua c'è un disegno. Non far esplodere una cosa con un fucile. Qua ci sono tutte delle equazioni che descrivono l'energia di qualcosa, non so, non me ne intendo. Però, quindi praticamente questi scienziati stanno studiando anche qualcosa per far esplodere. Prima di andare avanti qua e... Cosa diavolo è questa cosa, ragazzi? Che diavolo è questa cosa? Ok, questo è un momento ottimo per il nostro drone. È rimasto di là, quindi ne prenderemo un altro, ok. Eccolo qua. Ok, per fortuna non si è rotto, perché posso averlo fatto nascere in un posto strano. No, l'altro. Beh, questo è... Okay, questo qua. Ok, perfetto. Adesso saliamo, giriamo. Guardiamolo anche dall'esterno, perché si vede anche meglio. Praticamente questo sembrerebbe essere un mostro. Che diavolo è questa cosa, ragazzi? Aspetta, andiamo dentro, sennò non si capisce più niente, perché... Già il drone è difficile da controllare. Poi dopo ci mancherebbe altro che cado e muoio. Qui peraltro non si vede più niente. Ci sono gli alberi che si vedono così. Ok. E scendendo qui sotto che diamo... No, attenzione, il drone si può rompere così. Però ragazzi, non dobbiamo far rompere il drone. Accidenti, anche perché poi possono notare delle prove se restano dei droni qua dentro rotti, purtroppo. E quindi non dobbiamo far notare niente a nessuno. Dobbiamo essere super stealth al segreto, anche se c'erano quei tizi lì. Ma ripeto, non so chi siano quei tizi. Non dovevano esserci. Eppure ci sono. Ma dannazione, come caspita si fa a tornare indietro? Ok. Ok. Il drone ha anche una modalità super veloce. Ce lo dobbiamo ricordare questa cosa. Ok, andiamo avanti. Quindi facciamo così. Mettiamo questa cosa, se no non si vede assolutamente niente. No, aspetta, però... Questo è avanti. Ok. Ok, questo continua praticamente il laboratorio. E sembrerebbe essere una sorta di corridoio dove probabilmente portano da qualche parte. Ah, e qua ci sono tutte le telecamere per spiare all'esterno. Aspetta. Allora, a parte che c'è la torcia. Ok. E questo è positivo. E però c'è anche lo zoom. Vedete, qua si vede all'esterno tutto quanto. Eh sì, stanno proprio controllando delle cose. Ok. Ok, se premo qua. Ah, si apre, ok. Anche dall'altra parte si dovrebbe aprire, da quella parte lì. Questo coso non si può usare, immagino. No, mi dice errore. Non posso nemmeno andare qua. Dannazione, fammi andare. Devo capire cosa c'è dietro. Cosa nasconderanno qui dietro, ragazzi? Ci sarà sicuramente qualcosa molto strano. Ah, qua vedete, stanno studiando, come avevo detto io. Stanno studiando qualcosa per far andare in orbita il razzo. Però effettivamente questo razzo, ragazzi, o è tipo un satellite, satellite spia magari, che ne so. Però qualcosa di questo tipo stanno studiando per farlo andare in orbita, per poi dopo farlo andare proprio così intorno alla Terra. E qua invece se premo, ok, si può entrare. E andiamo avanti. Ah, posso andare avanti qua, perfetto. Quindi questa cosa
non è bloccata. E qua c'è già un aspetto positivo. Però vabbè, però se è bloccato qua, allora che cacchio me ne faccio? Vabbè, usciamo via da qua anche perché non vedo chissà quante cose interessanti. Quindi direi di uscircene e di tornare indietro, perché secondo me questo è un vicolo cieco. Aspettate un attimo, qua invece si continua? Forse si continua. Allora, che dannazione c'è qui? Ok, ho trovato questa cosa. Ma temo ci sia un problema, perché me lo sto sentendo, ragazzi. Temo che ci sia un problema. Allora, prima di tutto qua non si può andare. Ok. Temo ci sia un problema, ragazzi. Quando io mi sento i problemi, purtroppo arrivano. Ok, si va così e poi dopo si scende con l'ascensore addirittura. Assurdo. Ok. Dove cacchio stiamo andando? Io ho paura. Dovrei prendere un mio drone? Appena ci fermiamo lo prendiamo, perché... Oh! E si sta aprendo qualcosa. Ragazzi, ma aspettate un attimo. Apri, 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 apri. Come cacchio si apre sta cosa? Ah, ok, aspetta, non si può ancora aprire. Però ci sta facendo andare verso questa parte. Fermi tutti, cosa diavolo stiamo scoprendo? Stiamo andando verso questo posto. E c'è effettivamente un razzo, ragazzi. Avevamo ragione. Avevamo capito anche dai computer, ma prima si era capito proprio perché c'era una cosa simile. Queste cose si utilizzano proprio per i razzi, ragazzi. Oh mio Dio! Ok. Allora, cerchiamo di capire bene dove... Caspita, siamo finiti in questo momento. Allora. Sì, ho alzato il volume, ragazzi! Si sente! Oddio, sono sceso su questa scala e... Oh, che diavolo è sta cosa? No, 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 devo prendere una pistola immediatamente. Che diavolo sei? Che schifo! Che schifo! Ah! Ragazzi! Un'altra creatura di Zonomali! No, 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 no! No, 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 no. Ok, allora, fermi tutti. So che sembra non far niente. Prendiamo di nuovo il drone, però. Ok, così. Perfetto, perfetto, perfetto. Giriamo. Ok, questo sono io. Ok, allora, qui almeno se qualcuno o qualcosa vuole farmi del male, non può farmi del male, ok? Allora, che diavolo c'è qui da questa parte, dannazione? Ok. Sembrerebbe esserci. Però c'era quella creatura, ragazzi. Cioè, questa è la cosa stranissima. E io adesso ho paura di andare in giro, però, dannazione. Perché quella creatura mi vuole uccidere, palesemente. Vedete, era questa, mi pare. Era proprio questa. Ok, gira, 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 gira. Oh, dannazione, questo mostro. Che cacchio... Perché l'hanno messo qui? Forse vogliono la... Forse gli scienziati o qualcuno di questo posto vuole lanciare uno di questi mostri orribili contro una nazione nemica. O qualcosa di questo tipo, non lo so. Ok, entriamo nell'ascensore con questo drone. Così almeno lo mettiamo qua dentro con noi e magari scende insieme a noi. Anche se non ne sono proprio certo al 100%. Anzi, secondo me potrebbe restare qua sopra. Però noi ci proviamo. Ok, andiamo. Ok. Ah, vedete? Sono proprio qua. Ok. Ah, oh, no, non, non cadere, non cadere, non, non cadere. Ok. Ma aspettate un attimo. Perché l'ascensore mi ha portato qua, ragazzi? Oh mio Dio, aspettate un attimo. Allora, praticamente l'ascensore non mi ha fatto fermare a questo piano qua. Ma qui si vede qualcosa. E col drone posso vederlo. Ok, andiamo immediatamente da questa parte. Ma che diavolo state dicendo? C'è un'altra creatura di Zonomali. Ragazzi, ho la pelle d'oca, ho la pelle d'oca. Dannazione però. Ma come caspita è possibile? Sentono anche altri rumori. Porca vacca! Ok? Allora, oddio, che avventura pazzesca! Quindi, praticamente, in questo posto, per ogni piano che c'è, che vediamo... Adesso è tutto buio. Oddio, 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 brutto, brutto. Per ogni piano che vediamo, ragazzi, dannazione, se non si gira sto drone, guarda, impazzisco. Praticamente c'è un mistero. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Qua c'è qualcos'altro, però devo andare col drone per forza, sennò... What the? Allora, torniamo indietro perché lì c'era qualcosa di veramente strano. Ok, dannazione, se la smetto di colpire le cose col drone, se no mi... Accidenti. Questo succede anche nella vita reale. So che nella vita reale ti si distrugge proprio il drone, quindi è un problema. Ok, però fermandoci da questa parte, io vado in avanscoperta. Ormai abbiamo capito che in questi piani ci sono cose pericolose, quindi siamo nell'ascensore finché siamo... lo sapevo! Dannazione, lo sapevo, ragazzi! Ok, poi cos'altro c'è più avanti? Del sangue. Beh, buona sapersi. Buona sper... Ah!
Ragazzi, la questa guardia mi sta sparando al drone. Questa guardia è pericolosa. Porca di quella vacca, ragazzi. Porca di quella vacca. Porca di quella vacca. Ok. Se sa che c'è qualcuno qua, arriverà e mi ucciderà. Quindi, ok, per fortuna che abbiamo il drone. Allora, qui abbiamo... No, no, raga, ho usato un'arma orribile. Quest'arma qua potrebbe uccidere tutti quanti. Quindi prendiamo questo coso. Spariamo al tizio qua. Poniamo fine ai suoi dolori. Ok. Dopodiché lanciamo... Prendiamo una granata. Ok, così, pam. Ok, ok, bene, 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 bene. Ancora, 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 ancora. No. Raga, è esploso qualcosa. Forse non è proprio l'ideale far esplodere le cose qui in giro. Perché c'è un cacchio di razzo. E se esplode qualcosa... Ok, è morto il drone, semplicemente. Ok, ma mi sa che è morto anche il poliziotto a sto punto. Il tizio che c'era lì. Ma perché c'erano dei tizi che difendevano questo posto? Gli altri non mi facevano niente. Ok, quindi qua c'è qualcuno che utilizzava queste cose di emergenza a caso. E quindi probabilmente il dottore si era arrabbiato. Uno dei dottori che lavorava qui. Ok, questo è interessante. Qua non si può andare per niente. Sappiamo che dovremmo andare avanti col drone a sto punto. Anche se abbiamo distrutto uno dei droni. Però ragazzi, a sto punto è importante utilizzare il drone. Ok, no. Qua però le cose sono come prima praticamente. Non si sono mossi. Quindi interessante. Però devo agganciare quel drone lì. Così. Non così però, dannazione. Come si fa ad agganciare il drone? Ok, perfetto, l'ho agganciato. Adesso saliamo col drone. Ma che cacchio. No, no, ti prego. No, ti prego. Si è rotto il drone. Ottimo. Ora tecnicamente potremmo andare a vedere qui dentro. N06, N07. Ok, così si può anche zoomare volendo. Oh, attenzione, attenzione. Ricordiamoci sempre che dobbiamo girare, che questi droni sono molto difficili da utilizzare. Ok, qua non c'è assolutamente niente, quindi torniamo qua. Oh, era successo qualcosa di strano. E andiamo, era qua il drone, eccoti qua. Allora, ok. Usiamo di nuovo il drone. Scusate, ma veramente mi viene paura, perché poi dopo qua purtroppo io posso perdere la vita e morire. Come non ho voglia. Va bene, sono andato lì col drone, ok. E qui non sembra ci sia molto di che, quindi in realtà possiamo anche tornare indietro. Ok ragazzi, quindi praticamente abbiamo capito che qua in realtà non c'è assolutamente niente, cioè io vorrei di nuovo andarci un attimo, no? Giusto per capire, ma in realtà qua non si può passare, mi dice errore. E quindi, ma che cacchio c'è però? E qua non si può nemmeno andare, non si può nemmeno passare, evidentemente. Ok, quindi da qualche parte si dovrà passare. No! Attenzione, non facciamo esplodere queste cose, perché queste cose purtroppo esplodono. Appunto, anche le casse si rompono se picchio, figuriamoci altre cose. Abbiamo capito che qua effettivamente c'è qualcosa, ragazzi. Forse qua c'era il razzo, giusto? Se non mi sbaglio. Qua c'è, mi dice errore, qua invece mi fa andare. La vera domanda è che cacchio ci fanno questi tizi, questi mostri di zoonomali, tutti qua all'interno di questo laboratorio dove vogliono lanciare un razzo. Quindi probabilmente vorranno lanciare loro, sicuramente, da qualche parte a qualche nemico.